Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senix e oggi signori siamo tornati nella nostra Master League con il nostro Genoa. Una Master League che è sempre lì in bilico tra santi e falsi dei. E quindi signori, oggi siamo contro Parma e Cremonese. Due vittorie obbligatorie ci aspettano assolutamente se vogliamo salvare il posto. Prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi ricordo, mentre vi vado a fare la formazione, vi ricordo di... dove sta la formazione? Eccola qua. Iscrivervi al canale qualora non lo fosse, di lasciare un bel like al video e magari, perché no, di condividerlo qualora avesse due minuti liberi da dedicarvi. Benissimo, detto questo ragazzi, andiamo a mettere... no, Maradona non possiamo toglierlo, dai, veramente. Tevez lo lasciamo, vabbè. Più o meno ci sia Harrington, sì, però Harrington sì, direi assolutamente sì. Possiamo mettere Barrera, che mi sembra più prestante proprio a livello fisico. Crescito, mettiamo Tierney. Poi raga, direi che più o meno ci siamo. Ricordo, la vittoria è obbligatoria ragazzi, siamo in casa contro il Parma, un'altra squadra che sta lottando come noi per la salvezza, credo. Non ho visto la classifica in realtà, ma sicuramente è sopra di noi, quindi una vittoria sarebbe importantissima. E siamo pronti, sta piovendo, scende la pioggia in città. Scoff. Ricordo che siamo sempre ovviamente con la difficoltà superstar. Barrera, attenzione, Scoff all'indietro, ancora per Ndidi. Ndidi, Gervinho cerca di capire bene o male dove vada il pallone, non riesce, abbate. Tevez, di tacco, bravissimo Tevez. Peccato che però Barrera si era un attimo addormentato. Inglese, Robertino, Bobby English, Gervinho, ancora per Inglese, ancora per Gervinho, attenzione al Livoriano che potrà, che sarà anzi una spina nel fianco per la difesa genoana. Tanto Sigli, mamma mia che passaggio, mamma mia, Vinicius, mamma mia Vinicius Junior, la piazza, no, ma perché, mazza che finta, proprio l'ho mandato al bar a prendere un caffè a quello, l'ho mandato, guardate un po', bellissima questa finta di Junior. Ma bellissima, veramente, certo, peccato poi non aver concretizzato come sempre, ma questi sono dettagli. Allora, andiamo di scatto, dai, Zaid che la va a battere. La mette in mezzo, di testa, di rovesciata, addirittura ci prova. Attenzione al contropiede del Parma, però adesso c'è Matteo Darmian. All'indietro per Bruno Alves, per Darmian, ancora all'indietro per Gaiolo. Gaiolo, Bruno Alves, Brugman. Nel frattempo aspetta, non so se sono spostato. Vabbè, sì, più o meno, aspetti. Non giocate un attimo, mi devo spostare un secondo, porca. Oh, siete proprio antisportivi, Gervinho, Gaiolo. Gaiolo per Kučka. Prendiamo sta palla. Kučka, grandissima la chiusura. C'è Scoff, ripartiamo, senza paura. Senza paura, dobbiamo andare a vincerla. Barrera. Barrera per Scoff. La fa scorrere Scoff. Scoff che scorre, Scoff per Ignazio, Ignazio Pezzella, prova a chiudere, ma c'è ancora Ignazio, attenzione che non combatte Ignazio come un leone, però niente da fare, però ancora il giro d'impressione. Oh, ma raga, ci svegliamo o no? Caramo, Brugman, il lancio a cercare Bobby English, c'è il colpo di testa per Radu, del difensore che va a chiudere, Radu proprio per Ignazio Abate. Ignazio Abate vede Ndidi che cerca la palla, Barrera, e si chiude il triangolo 3-3, bellissimo il triangolo, non l'avevo considerato ancora. Scoff, bravissimo che se ne va, attenzione, la mette in mezzo per Junior, di testa, anticipato, andiamo a guadagnare un angolo, sì. Oh, mazza, oh, proprio uscita di un soffio, meno male, andiamo a prendere calcio d'angolo. Ragazzi, se riusciremo a sopravvivere con questa squadra, appena si apre il mercato voglio andare a prendere una punta proprio di peso, che ogni cross deve far spaventare i nostri avversari. Noi che questi si mettono a ridere sempre ogni cross che andiamo a fare, giustamente avendo Tevez in mezzo. Intanto Caramo, Gervinho all'indietro per Pezzella, va a chiudere Abate che si spinge in avanti, Bruno Alves, mozza, Tevez la stava a prendere, peccato. Un Genoa che sia in questa Master League sia nella realtà sta facendo un po' schifo, diciamoci la verità, nonostante sia una squadra che simpatizzo tantissimo. Intanto Scoff, sempre la solita finta, e sempre ci cascano.
Attenzione, l'appoggio ad Abate. Abate che è uno specialista nei cross per Junior. Mamma mia, perché sempre Gervinho. Attenzione ancora Gervinho per Bobby English. Cerca l'1-2 Kucka, la larga per Caramo. Può ripartire il Parma in contropiede. Caramo adesso è costretto a fermarsi e tornare indietro. Si appoggia a Darmian. Darmian centralmente per Brugman. Si vanno a scontrare, non so che è successo là. C'è Zaid, Barrera, ripartiamo. Dai regà, ripartiamo. Barrera per nessuno, grazie, perché sbagliamo il passaggio. Grazie Pezzella, riconquista palla il Parma. 41esimo, stiamo quasi per finire. È successo poco e nulla in realtà in questo primo tempo. È successo veramente, ma veramente poco. Caramo all'indietro per Grassi. Grazie ancora per Caramo. Caramo cerca il dribbling e lo trova. Ovviamente ancora però c'è, non so chi fosse. Oh, non era per lui, perché per te non era, per Tevez. Vabbè, comunque va a finire il primo tempo 0-0. Non so quanto la dirigenza possa essere contenta qualora questa partita finisse 0-0. Più possesso palla del Parma, anche se a livello poi di occasioni effettive siamo stati completamente in parità. Anzi, l'occasione più clamorosa l'abbiamo avuta noi con Vinicius Junior e la grande parata del portiere. Intanto Gervinho avanza, velocissimo l'ivoriano. Ancora all'indietro per Pezzella, centralmente per Gaiolo. Gaiolo guarda ancora il lancio verso Gervinho, che viene però anticipato da Ignazio Abate. Barrera, l'1-2, Tevez, grande scambio qua. Vinicius Junior ancora per Tevez. Tevez per Junior, ma Grassi fa sul pallone. No. Caramo, Bobby English, sportellate. Caramo, mazza, se n'è andato Caramo, no! Palo, chi ha fatto palo? Palo, che culo, palo, meno male. Radu, vede, Abate. Vediamo se ripartiamo, gol sbagliato, gol subito dovrebbe essere, caro Genoa, niente, non riusciamo ad uscire. Gervinho, ancora per Grassi. Grassi all'indietro per Gaiolo per Bruno Alves, per Kucka, niente, inglese, ma bruttissimo questo passaggio. C'è Ignazio Abate. Ignazio, vai Ignazio Abate, si fa tutto il campo. Zaid di tacco, bravissimo per Barrera. Dosta, eccolo Tierney, che si è molto, non si è visto assolutamente Tierney in questo frangente. Niente, appunto, era meglio se si continuava a non far vedere. Caramo intanto, bravissimo Zaid. Vinicius Junior, no, aspetta, dalla, no, non l'ha data. Aspetta, ancora nostra però. Aspetta. Tierney, pronto a metterla in mezzo. Va col cross l'inglese. Ma che cazzarola di cross, porca miseria. Vai che la va a salvare. No, non ci arriva, peccato, c'è Kucka. Bruno Alves. Siamo in pressione però, attenzione. Caramo completamente solo, attenzione perché è velocissimo Caramo, il francese. Caramo si fuma Zaid. Ma c'è bravissimo Tierney, che però non riesce a tenerla in campo. Vabbè, meglio di concedere il gol, voglio dire. Inglese esce ed entra Cornelius per il Parma. Darmian la va ad appoggiare adesso a Caramo, ma c'è Tierney, bravissimo Tierney vede Tevez, Carlitos la protegge, la va a dare a Barrera l'allarga ancora, Zaid, Tevez, guardalo, Tierney, dove cazzo non è Vinicius, porca miseria, oh, ma questo qua si sta a fare vacanza, Tierney in mezzo, tira, bravissimo, grande Barrera, complimenti, davvero, bravo, Messi Miyagi è sempre contento, qualunque cosa accada, non capisce una mazza questo, vabbè, Radu, Tierney, 1-2, che si va a chiudere, attenzione, ancora Tierney, bravissimo Tierney, la nostra stella, e scatta Tierney, maledetto, niente, non scatta. Junior si appoggia all'indietro ancora per Zaid, che ci sarà un altro gol, attenzione, Zaid, Tevez, la fa scorrere, no, sì, Tevez, chi è? No, niente, 82esimo, Pezzella va a chiudere, Scoff centralmente per Barrera mamma mia, ma quanto siete pippe però, porca miseria, alla porta prendetelo ogni tanto, mannaggia, oh. E porca paletta, Sepe l'appoggia corta a Gaiolo, centralmente per Bruno Alves. Comunque dai, è stata una partita combattuta, eh. Certo, il Parma ha preso quel palo clamoroso, però anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. C'è da dire, intanto Siligardi va a fare sportellate con il difensore. C'è Sigali, riconquista palla. Attenzione, abbiamo ancora l'ultima azione. Noi siamo specialisti.
nei gol all'ultimo secondo, lo ben sappiamo. E che cazzo non ha? Vinicio scatta però. Va bene, Si fa male sempre nostra in zona d'attacco. Attenzione, 89esimo. 89esimo, Vinicio Junior. Vinicio, la stella che non brilla. La potremmo definire così, Vinicio Junior. Attenzione, niente. Ancora però c'è tempo. Sì, Vogliono della cercare di station. portarsi avanti Forza, adesso, però non resta più veloce. molto tempo per Junior è cercare di tua. segnare. Junior è tua. Vinicius Junior. Junior, attenzione, le finte. Vede Tevez, Tevez, no, mamma mia, calcio. non c'è lo spazio proprio per tirare. Ancora Tevez, Junior, no, peccato. Ancora Junior, no, niente. Vabbè, Il cielo 0-0. boato del pubblico. Guarda, Si io vede la qua voglio spinta guardare intelligente così. della Mi metto così perché non cattiva so prestazione se da la parte del Brindisi. Finita dirigenza 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. è, come dire, Invece la sia nuova molto Desilu felice di risanata. questo risultato, oppure no? Dirigenza, siamo ancora vivi? Forse sì. Contro la Vai, certo, contro la Cremonese, ragazzi. O sarà vittoria proprio schiacciante. Aia. Oh, no, meno male. Mi sembrava proprio la conferenza stampa per annunciare il nostro esonero. Invece no, Messi vince il pallone d'oro. Vabbè, sti cazzi, direi in questo momento. Va bene, ok, ragazzi, siamo pronti. Calcio d'inizio. Qua ci giochiamo la panchina, signori. Ci giochiamo la panchina. Partita importantissima dove vorrei andare a fare una bella vittoria larga. Per scacciare un po' la crisi e sperare di arrivare perlomeno al mercato, di andare ad intervenire lì dove deficitiamo un po'. Siamo pronti, Cremonese-Genoa, si Genoa è parte. un'altra attesissima partita da Milan. Siamo più Siamo forti a certi di livello di venire rosa, a sotto livello vantaggio tecnico, a ampio, livello di anche tutto. perché Siamo grazie al molto difensore in superiori a loro. perfette Intanto Krishna condizioni. Buon all'indietro per pomeriggio Criscito, e vede benvenuti da l'inserimento di Matteo Zaid. Zaid. Che è stanchissimo, ma sta L'atmosfera che si respira in lottando questo per la splendido squadra. Il stadio è nostro Zaid semplicemente Tevez, intanto fantastica. per chi? Di tacco addirittura, bravissimo. La Michael partita è per già cominciata. Terranova. Terranova per Ravanelli. Il lancio lungo c'è Tevez Zapata, cerca il che pallone filtrante, ovviamente è tace il di suo colore la campo. Fa difesa. tutto Lo spazio per Sacchi l'ha visto, semplicissimamente certamente ci ha benissimo. provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Gustafsson, Ceravolo. All'indietro ancora per Gustafsson. Viene anticipato, Tevez, bravissimo Tevez. opportunità di Zaid. ripartire. Zaid, vedo lo Trova la scatto, soluzione in Krishna fascia. si ferma, Krishna la finta ancora per Zaid, Zaid l'appoggia a Scende Harrington, verticale. mamma mia, mi sembrava in C'è porta di pericolissimo Harrington, subito il primo Krishna squillo è all'attacco. del Genoa, 1-0 dopo Questo 10, Sacchi sì 1-0 magari, sicuramente poteva trovare la 1-0 soluzione a livello vantaggio di tiri per dopo 10 minuti, Milan. Aresti per Clayton, o Clayton. Clayton come direbbe Caressa, Clayton, La mette sulla Ceravolo. sinistra. Bravissimo Ibe, va a capire tutto, Calcio. l'appoggia, il Adesso fallo, l'azione ragazzi, lunga è di Sacchi. arbitro, arbitro! Questo è È un bel vista giallo, bene, signor poi arbitro, osserva eh. come cartellino. Ce l'ha dato il giallo? No? No, vabbè, grazie lo stesso arbitro. Intanto c'è Biraschi, però la finta, ottima. Vede l'inserimento? Attenzione! L'arbitro interrompe Ma l'azione, credo porca sia paletta, fuorigioco. fuori gioco. Va bene, ci siamo, ragazzi. Questo o si vince o si va a casa. Aresti. Il lancio Potere a Spiricicic. lunghissimo. E c'è. Che è, oh? Guardalo! Intercetta e Mamma mia, sbaglia se la situazione si passava, faceva porca molto paletta, pericolosa. se passava sta palla. Michael o Michael, niente, la palla va fuori. Dunque Bravo, inizia la crociata, gara. complimenti. Anzi, guarda, ci siamo già. No, 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 troppo in avanti, non esageriamo. Ok, siamo con la Vista mentalità Zapata. offensiva. Entrambe le squadre, Va tra ad l'altro, avanzare con la mentalità l'azione col lancio offensiva. lungo. Fossi nella Cremonese, non mi spingerei così Tevez. tanto in avanti. Intanto Tevez, Palla vede il larga lancio nella per zona ampia. Ibe Spinta verso Aib. Ibe Aib in il pallone. mezzo. Niente da fare, come sempre. Allontana la Cremonese che può ripartire. Il lancio Palla lungo lunga c'è cercata Zapata per che di testa, Barrani. ragazzi. Le prende tutte, tutte sue. Didi. Il lancio ancora Palla per lunga. Ibe Aib. Andiamo a Tenta di guadagnare. Sì, allontanare il una rimessa pallone. laterale, perfetto. 20° del primo tempo. Biraschi l'appoggia ad Ibe Aib ancora. Ancora all'indietro per Biraschi Biraschi che si può ritorna alla accentrare. posizione Qua originale, poco ragazzi, se diverso andava a per cadere Chiesa. era un'espulsione. Quanto una casa, intanto Tevez si gira, niente da fare. Sperato. Attenzione però perché sono Eccolo avanti. Dove spinto. cazzo la Varradu? Non lo so. No, aspetta. Meno male, Harrington. Aspetta, siamo soffrì, siamo soffrì. Prendila. All'indietro ancora Mette la Gustafsson. palla in avanti. Oh, Zapata è tua, bravo. Zaid. Oh, Prova a aspetta. verticalizzare. Allarga il gioco a Vai. destra. La prende, sì. Qui può Vai, partire il Ibe. Vai, contropiede. Ibe. Si Non libera la c'è nessuno, grande. però. Arbitro, vabbè, dai, la riprendi tu.
La riprende? No, non la riprende. Dove è Tevez? Non c'è Tevez. Perfetto. Clayton. Attenzione ancora. Barzagli gli fa su il pallone, ma la riprendono. O Cazzarola. O Cazzarola ancora. Zapata. Bravissimo. Zaid. Il filtrante per Kish. No, niente. Viene anticipato. Balzani ancora lui. Mamma mia che chiusura. Vabbè, 0-0. Raga, il primo tempo non è successo nulla in realtà, a parte quell'occasione per la Cremonese, ma siamo messi male perché neanche noi abbiamo fatto una mazza, solo un tiro di Quinzore in porta. Cominciamo subito il secondo tempo. Ndidi, Ceravolo, va alla conquista del pallone, attenzione, Zapata ancora va a chiudere, credo che il rimpallo favorisca noi, è giusto? No, ovviamente non favorisce noi, ma c'è Bolzania che la va a battere. Pronto Rado ad uscire, pronto con i pugni Rado, pronto con i pugni Rado, bravissimo. Attenzione perché c'è Crociata che va a riprendere il pallone, potremmo colpire in contropiede qualora riuscissimo a prendere sta palla. Arini, la finta, non riesce, si muove in linee, dove cazzo è andato quello? In linee orizzontali, poi la Cremonese non riesce ad avanzare, anzi li stiamo spingendo ancora indietro. Arini ancora sulla fascia per Balzania che va a metterla in mezzo, Zapata di testa, stavolta gli si fa anticipare, ma non c'è pericolo perché c'è Rado che la va a dare subito a Biraschi. Biraschi che può avanzare, non si è visto tantissimo oggi il nostro terzino di spinta. Biraschi, mamma mia, Ibe la fa scorrere, Ibe la fa, ma è morto Ibe praticamente. Ma attenzione Ibe, vai, vai Ibe, vai Ibe, Ibe, sì, sì. Va bene così, Tevez, va bene così, va bene così. Non è stato il gol più bello del mondo, ma sti cazzi. Passiamo avanti con Carlitos. Passiamo avanti con Carlitos. Guardate come va a lottare qua Ibe Aib, nonostante la sua stanchezza perenne. Guarda in mezzo e Tevez, ragazzi, se sbagliavo questo io spegnevo e me ne andavo, perché veramente non era possibile sbagliare un gol del genere. Intanto ci rispostiamo adesso con una mentalità più attendista. E Biraschi, è partito proprio da lui il gol, la va a dare ancora a Ibe Aib. Vedi l'inserimento, non era di lui però, perché palle, non era Kishna ma era per Harrington. Avanza centralmente Criscitola, da Tevez. Vedete Tevez con la sua mentalità da seconda punta, quant'è distante dalla porta, ma intanto no, ma era gol. Mamma mia, che palle. Come cazzo la possiamo sbagliare sempre queste occasioni? Come se l'è alzata poi, tra l'altro. Bellissimo il movimento, ma ovviamente la palla si perde sul fondo. Aresti la butta in avanti, c'è Ndidi che va a lottare all'indietro. La, oh, uno, ragazzi, Zapata, bravo Cristian Zapata. Attenzione Rado, lo vede che è tutto solo. Bene, Ibe, le finte per Tevez. Carlitos ancora per Ibe, tra l'altro ha proprio ha finito anche l'energia. Harrington di prima, Kishna, no, porca miseria, perché sempre l'ultimo. Crociata, attenzione, ripartono in contropiede, niente, Crociata va a sbagliarmi. Intanto scusate, io vorrei andare a fare due cambi perché il nostro Ibe Aib, diciamo che è un po' a corto di energie. Oh, andiamo a mettere il nostro amico Skoff. Mettiamo anche Vinicius Junior per Kishna, Kishna, Rikishna. E poi, che ne so, mettiamo Barrera per Harrington, dai. Perfetto, cambiamo un po' il nostro pacchetto offensivo, a parte Tevez. Bene. Soddimo. Soddimo. Attenzione qua, stiamo per fare la stronzetta, ma invece c'è Biraschi. Biraschi l'appoggia, ma porca paletta, no, no. Meno male che sbagliano pure loro. 85esimo, signori. 85esimo. Porca miseria. Dove? Ma dov'era Ster? No, che poi questi ci fanno gol. Ti prego, ma dov'era? Ma dai. No, voglio salvare la vecchia, mi fate gol, vi prego. No, ma meno male, meno male, meno male. Perché ragazzi, lo sapete che ogni punizione in questo gioco è gol. Meno male che hanno sbagliato. 87esimo. C'è il calcio d'angolo ancora per la Cremonese, andrà a battere Balzania. Aspetta, no, vabbè, vacci tu, vai Crescito, vai, che se prendi palla però che contropiede che famo. Se prendiamo palla che contropiede che andiamo a fare, attenzione. Qualche istante, Arini, no, 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 ok,
Vinicius, parte velocissimo. Vinicius, 3 minuti di recupero. Bravissimo. Ma perché Tevez si disinteressa della palla? Cosa dici? Vabbè, non mi interessa, mamma mia. Basta. Manca un minuto, guarda. Fatti, prenditi un caffè. Aspetta, sto prendendo. No, Radu, vabbè. Finita. Ragazzi, con sofferenza andiamo a vincerla fuori casa a Cremona contro la Cremonese, non va proprio benissimo perché soffriamo contro tutto e tutti, ma salviamo la panchina ancora una volta, siamo sempre appesi proprio ad un filo, però saliamo al 13° posto, dai, una bella vittoria che ci dà una bella spinta in classifica a 16, però dai, se guardate ragazzi i punti siamo a meno... E 9 dal quinto posto, voglio dire, non è che proprio stiamo a far schifo, eh. O a meno 4 dal 7, quindi l'Europa è distante solo 5-4 punti. La dirigenza dovrebbe anche considerare queste cose, se quando vanno a fare le loro considerazioni. E nel prossimo episodio saremo contro il Verona in casa e contro l'Ascoli Calcio sempre fuori casa stavolta, va bene, quindi... Un altro episodio bello tosto dove dovremmo andare a vincere questi due scontri diretti praticamente per la salvezza. Va bene ragazzi, allora detto questo io come sempre vi chiedo e vi domando di iscrivervi al canale qualora non lo foste, qualora vi piacessero ovviamente queste serie, di lasciare un bel like e di condividere il video se avete 2 minuti liberi da dedicarvi. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video. Ciao!